L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità le modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali, una proposta di legge firmata dai componenti dell'Ufficio di Presidenza. Il relatore del provvedimento, Fausto Gallanello, ne ha illustrato i contenuti, spiegando che la legge interviene sulla composizione del CAL, di cui non fanno più parte consiglieri provinciali e presidenti delle unioni speciali dei comuni, e rivede le modalità di elezione dei componenti non di diritto. Il Consiglio delle Autonomie Locali sarà composto in totale da 42 membri, rappresentanti di comuni e province, di cui 18 di diritto e 24 elettivi. Prima del voto è stato approvato l'emendamento Lignani-Marchesani-Zaffini che intende favorire la partecipazione dei consiglieri comunali eletti rimodulando il gettone di presenza rispetto a quello spettante ai sindaci. Voto positivo anche per l'emendamento Cecchini, Gallanello, Dottorini e Buconi che porta al 30 giugno 2015 il termine massimo per il rinnovo degli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica, prima fissato al 31 ottobre 2014.